Altro giro, altra corsa, altra prestazione di livello, ma altra sconfitta esterna per la fidelisandra di Mister Di Bari, che non dà continuità alla vittoria raccolta nello scorso weekend contro il Taranto e torna a casa senza punti dalla trasferta di Torre del Greco. A Liguori finisce 1-0 a favore della Turris, che consolida la sua settima posizione salendo a quota 45. I biancoazzurri, che al momento sarebbero in D, restano al penultimo posto a quota 23. In cronaca, partono forte i padroni di casa. Al minuto 2 il primo a provarci è Giannone, che dall'interno dell'area spedisce sull'esterno della rete. 2 minuti dopo è il turno di Santaniello, che parte in posizione regolare, controlla alla perfezione con un gran pallonetto, colpisce il palo con Saracco in uscita. Al minuto 26 ancora pericolosi Corallini con un sinistro potente dalla distanza di Franco, che va a lambire il palo. A quel punto, per la prima volta, i federiciani tirano fuori la testa e creano due occasioni importanti. La prima al minuto 35 con una bella sforbiciata di poco fuori misura di Buona Volontà dalla distanza. La seconda al minuto 38 con un bel lancio in profondità dello stesso Buona Volontà per Di Piazza, il cui mancino da buona posizione termina di pochissimo a lato. La ripresa si apre con altri due sussulti, uno da una parte e uno dall'altra. Al minuto 55 Santaniello si fa ipnotizzare da Saracco a botta sicura e Pavone in rovesciata manda al lato. Al minuto 77 Gaeta calcia trovando pronti i riflessi di Perina e Ciotti sulla ribattuta colpisce il palo. Da quel momento salgono maggiormente in cattedra i campani, che però rischiano al minuto 76 su una conclusione del solito Di Piazza imprecisa di qualche centimetro. Un'occasione questa che sa di rimpianto per i pugliesi, che dopo poco meno di 2 minuti subiscono la rete decisiva. Franco imposta un suo compagno alla spizza, Alcibiade allontana male, Leonetti con una grande giocata nello stretto se la porta sul destro e fa secco Saracco. È il gol dell'1-0 che non abbatte in realtà gli ospiti, che al minuto 90 sfiorano il pari con un colpo di testa di Riggio, che in schiacciata va un passo dall'angolino, ma che di fatto decide l'incontro. Finisce così dopo 3 minuti di recupero, resta la buona prestazione, ma la classifica in casa Fidelis è sempre più drammatica.